Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo ciclo di replay che riapre i battenti dopo la prima giornata del campionato di Serie B. Grazie per farci entrare nelle vostre case, per noi è un motivo d'orgoglio e vi ringraziamo per gli ascolti e per l'affetto che ci avete dato in tutti questi anni. Un ringraziamento ovviamente alla proprietà di questa emittente, dall'editore Quintino Pallante, al direttore di rete Mauro Di Pietro, che ci consentono appunto di andare in onda sempre puntuali alle ore 21 di ogni lunedì. Un ringraziamento al nostro regista Maurizio Daguì. Saluto subito in studio Andrea Costantini. Ciao Buonasera Enrico, Andrea, ben buonasera a ritrovato. tutti. Insomma, saranno tanti gli argomenti che affronteremo in questo primo numero del nuovo anno sportivo. Il calciomercato incombe. Lunedì prossimo, lunedì 5 ottobre alle ore 20, si chiuderanno i battenti di questa sessione estiva. Diciamo subito che ci sono due notizie dell'ultima ora in casa Pescara. È stato ufficializzato l'acquisto del centrocampista Leandro Fernandes dalla Juventus, è fatta anche per il difensore Salvatore De Bocchetti del Verona, che è già in città e domani firmerà il contratto. Poi Andrea Costantini ci darà tutti i dettagli. Saluto subito in piattaforma i nostri amici virtuali, ancora un numero con collegamenti esterni, ma dalle prossime puntate torneremo alla canonica trasmissione in studio con tanti ospiti, quindi vado a salutare subito i colleghi che sono già pronti per dare il via a questo numero. Ecco, li vedete. Parto ovviamente per ordine di età da Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben ritrovato. Ciao, Ben buonasera a te e a tutti quanti ritrovato in studio. anche a Grazie. Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Non vorrei Un fare caro delle saluto, un gaffe. abbraccio a tutti. Non vorrei fare delle gaffe, ma per l'età vado a salutare Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, eccolo qui. Ciao Buonasera a Rick. te e a tutti e buon campionato. Adesso qualche dubbio, però vabbè, ci provo. Buonasera Paolo Sinibaldi, ben ritrovato Paolo. Ho indovinato, sì, hai qualche anno in più di Luca, Luca Pennese. Hai perfettamente indovinato. Buonasera anche a Luca Pennese, buonasera Luca. Non lo vediamo, eccolo tra poco che apparirà. No, c'è sempre Paolo Sinibaldi, ma Luca Pennese c'è e quindi tra qualche istante lo vedrete. Avremo ovviamente altri ospiti che si alterneranno nel nostro studio dopo questa prima giornata di campionato. Ripeto, saranno tanti gli argomenti da affrontare, ma prima di iniziare vorrei ricordare la figura di un pescarese che ci ha lasciato negli ultimi giorni. Si tratta dell'avvocato Antonio Dostiglio, ci ha lasciato all'età di 87 anni per più di 30 anni, legale della Banca Caripe, molto noto nel foro di Pescara, figura molto apprezzata da colleghi e magistrati. Era un gran tifoso del Pescara. L'avvocato Dostiglio ci ha lasciato nei giorni scorsi, quindi un abbraccio alla famiglia, in particolare ai figli Giuseppe e Maurizio. Bene, allora possiamo iniziare a parlare di calcio con questa prima di campionato targata Massimo Oddo. Ricordo che il Pescara tornerà in campo mercoledì per Intanto la Coppa Enrico, Italia. scusami, irrompo perché si sta giocando Bologna-Parma in Sì. Serie A, Bologna in vantaggio con Soriano in questo momento. Quindi diciamo subito quali sono i posticipi di questa sera, Andrea. In campo in Serie A Bologna e Parma, Bologna in vantaggio con il gol di Soriano qualche istante fa e poi in Serie C Girone A Juventus Under 23 Pro Sesto, anche la Pro Sesto in vantaggio al 20° minuto, quindi Juventus Under 23 0 Pro Sesto 1. A te. Bene, allora, siccome in apertura abbiamo dato le notizie di Fernandes e di Bocchetti, ci vuoi Andrea dire qualcosa in più in merito a queste due operazioni? Beh, Leandro Fernandes arriva in prestito dalla Juventus, è stato un pilastro anche della Juventus Under 23, è un giocatore che è piuttosto eclettico a centrocampo, potrebbe essere il cambio di Valdifiori, potrebbe anche giocare mezzala, è un giocatore che ha lasciato Torino proprio nella giornata di ieri per arrivare appunto a indossare il biancazzurro. Di Leandro Fernandes avevamo già parlato nei giorni
giorni scorsi con la conferma della trattativa da parte del presidente Sebastiani, ma questa mattina era stato ufficializzato anche il trasferimento di Raul Asensio, il centravanti spagnolo che arriva in prestito dal Genoa, uno dei più grossi rimpianti della scorsa stagione per quanto riguarda il Pescara, che peraltro, possiamo vedere le immagini, segnò proprio contro il Pescara con la maglia del Cosenza. Eravamo a inizio di febbraio, era la seconda partita di Legrottaglie sulla panchina del Pescara, poi ricorderete quella rimonta del Pescara con le reti di Zappa e nel finale di Bocic, ma Asensio segnò il suo primo gol in maglia Cosenza proprio allo stadio Adriatico Cornacchia. Che non sia il preludio di una bella esperienza. Invece per quanto riguarda Bocchetti, è già in città, ha raggiunto l'accordo con la società, domani firmerà il contratto. Assolutamente sì, in uscita dall'Hellas Verona, cugino del direttore del Pescara Antonio Bocchetti, sarà lui il nuovo, almeno così ha detto il presidente Sebastiani, il nuovo campagnaro. Poi chiaramente con l'arrivo di un difensore piuttosto esperto come Sasa Bocchetti si apriranno altre discussioni. Dopo su quello che valuteremo cosa serve ancora a questa squadra. Credo che sia rientrato in piattaforma Luca Pennese, possiamo salutarlo. Buonasera Luca, ben rivisto anche a te. Grazie. Allora, buon pomeriggio, buonasera. La prima di Massimo Oddo con questo pareggio casalingo con il Chievo, abbiamo già parlato abbondantemente di questa partita, diciamo il Pescara torna in campo mercoledì per la Coppa Italia contro il Notaresco, stadio Adriatico, ore 15:30. Allora, il giudizio così sintetico di questa prima uscita del nuovo Pescara targato Massimo Oddo, allora come possiamo sintetizzare questa questo nuovo esordio di Oddo sulla panchina del Pescara? Totò. Ah, direi comunque positivo, cioè abbiamo visto una squadra che ha ancora un cantiere aperto, però ci ha dato l'idea. Io tra l'altro l'avevo già vista nelle amichevoli nelle due amichevoli di Pineto, una squadra in costruzione secondo quelle che sono i dettami dell'allenatore, voglio dire questa ricerca del gioco più o meno quello dell'Oddo che secondo me che ci aveva lasciato qualche anno fa dopo la splendida promozione. Sono le premesse secondo me per vedere una buona squadra, che perché tra l'altro va con cantiere, perché i giocatori continuano ad arrivare. L'ultimo, spero che sia comunque l'ultimo, è Bocchetti, perché insomma adesso l'organico in questo momento mi sembra già abbastanza ampio, voglio dire. Però un rinforzo importante, anche perché se devo giudicare la partita, la prima partita del campionato, insomma, le perplessità ce l'hanno date, che so, la coppia dei centrali. Non ben assortita, a mio avviso meglio con loro la squadra un po' frenata, tutte e due insieme, voglio dire. Poi magari da una, ecco, una mezzala, a proposito di Drudi, diciamo di subito che il giocatore potrebbe accettare la proposta del Cesena che gli offre un contratto triennale. Il Pescara come società è disposto a allungare di un anno il contratto, però è molto difficile che possa restare in maglia bianco-azzurra Drudi. No, comunque a mio avviso la conferma sarebbe comunque positiva, insomma il problema non è lui, voglio dire, insomma, anzi credo che in questo momento sia il centrale più affidabile della squadra. Appunto c'è da lavorare soprattutto sul centrocampo, dove insomma è ancora un po' troppo fermo, un po' troppo legato secondo me a Val di Fiori, perché non c'è, questo se andiamo a considerare il Pescara che quella della promozione, probabilmente lì a metà campo ci manca uno come Verri, c'è cioè una mezzala di quel tipo che in questo momento non c'è. Probabilmente, a mio avviso, per quello che ho visto, quel ruolo può essere molto, molto utile anche Maestro, che è un giocatore di talento, di corsa, ma anche di qualità. Quindi adesso non l'abbiamo visto perché era squalificato per la squalifica rimediata con la Lazio. E quindi credo che questo adesso cominceremo a vedere man mano questi ritocchi che dovrebbero dare maggiore brillantezza alla squadra nel momento di fare il gioco in questo momento, e magari anche rivedere un po'
anche la soluzione offensiva. Se tu ricordi, in questo momento credo che Ceter sia il giocatore più importante lì davanti, però probabilmente da solo non basta. Okay. Io non, a mio avviso potremmo anche vedere, ricordando sempre quel Pescara di Odder, se vi ricordate, lui partì con un 4-3-1-2, cioè con Cocco accanto alla Padula, e poi cambiò in corsa col 2-1. Credo che questa volta potrebbe, diciamo che forse il Pescara definitivo lo vedremo dalla terza giornata di campionato, quando sarà terminato lunedì il calciomercato, quindi dopo la partita di Reggio ci saranno 15 giorni per lavorare, e lì probabilmente vedremo quali saranno le idee, non dico definitive, ma le idee di Oddo nella scelta. C'è Andrea che ci chiede la linea della regia, forse per qualche notizia. Sì, Andrea. Sì, una notizia shock per il calcio, perché andiamo sulla pagina della Gazzetta dello Sport. Genoa shock, 14 tesserati tra giocatori e staff positivi al coronavirus. Peraltro il sito del Genoa è stato preso d'assalto e non riusciamo a collegarci per farvi vedere il comunicato, che però possiamo leggere attraverso questo articolo della Gazzetta dello Sport. Il Genoa comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a 14 tesserati fra componenti, team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà i prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione. Ricordiamo che in precedenza erano stati diagnosticati positivi il portiere Perin e il centrocampista Schöne, che non avevano partecipato alla trasferta di Napoli. Peraltro si è appreso anche che si stanno facendo tamponi a tappeto anche presso i tesserati del Napoli, che ieri appunto hanno disputato il match contro il Genoa. Credo che bisognerà convivere con questa situazione un po' per tutta la stagione. E adesso vorrei sentire Francesco su questa prima uscita del Pescara di Oddo. Hai già intravisto qualche idea del nuovo allenatore, che ovviamente ha bisogno di tempo per lavorare, il suo gioco non è così semplice da apprendere, però nella prima mezz'ora già si è visto che c'è organizzazione in campo. Francesco, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma ti dico subito che purtroppo la voce di Totò mi giungeva limpida. La tua mi è arrivata a tratti con un'interferenza di qualche altra voce, quindi in linea di massima ho capito quello che hai detto. Io in generale dico che è stata una giudizio insufficiente, perché abbiamo visto un buon avvio di partita e una ripresa dove non tutti sono rimasti soddisfatti, ma una ripresa secondo me giudiziosa sul piano tattico, sapendo quello che la squadra può dare, sapendo il singolo giocatore, la condizione. Nel complesso è stata una prima di campionato, come possiamo dire, incoraggiante, in attesa soprattutto di vedere la squadra al completo, con Asensio in avanti, quindi un attaccante che almeno offra garanzie migliori di quelli attuali, e una coppia di difensori centrali diversa da quella attuale. Io credo che c'è da essere pareri ottimisti su questi giudizi, sia per quanto riguarda il mercato, della conclusione del calcio mercato. Benissimo, allora la stessa riflessione vorrei farla con Riccardo Klinko. A Francesco chiedevamo, anche se non è riuscito a sentirci bene, se hai già intravisto qualcosa delle idee di Massimo Oddo, soprattutto nella prima mezz'ora. Ma guarda, l'inizio di partita molto buono, poi la squadra si è un po' disunita dal 20° del primo tempo, e per riprendersi poi all'inizio, durante la ripresa, dove secondo me ha tenuto un pareggio che mi sono sempre fatto la domanda se è stato un punto guadagnato o due punti persi, perché a un certo punto potevamo anche vincere la partita. A me la squadra non è dispiaciuta, concordo con quello che hanno detto sia Totò che Francesco, una squadra in costruzione, una squadra che alcuni ragazzi sono arrivati da poco, devono ancora amalgamarsi, ma credo che ci sono le basi per fare una buona stagione. Sicuramente in attacco è stata la parte dove siamo stati un po' evanescenti, perché Galano non ha disputato una grande partita, diciamo che si è visto veramente poco. E il ragazzo giovane, il nostro Lukaku o il nostro Zapata,
si muove bene, però è ancora un po' acerba, deve ancora prendere un po' confidenza con la porta. Però in linea di massima una buona partita, credo che Massimo Oddo abbia dei buoni giocatori e possa disputare un buon campionato. Ecco, ovviamente stiamo facendo un giro d'orizzonte iniziale con tutti, poi entreremo nel dettaglio. Vorrei sentire anche Paolo e Luca, anche perché sta per entrare il primo ospite di questa puntata. Allora, Paolo e Luca, in ordine, ci date la prima vostra valutazione? Insomma, vi aspettavate questo tipo di squadra? Vi aspettavate di più oppure siete già soddisfatti dopo un'annata che, ricordiamo, si è conclusa con la grande paura di Perugia? Sono trascorsi soltanto 44 giorni da quel rigore di Masciangelo che ha fatto tremare tutta Pescara Sportiva. Paolo. Guarda, intanto mi sembra giustissima la tua premessa, cioè che noi stiamo commentando questa partita pochissimi giorni dopo una paura terribile che tutta la piazza calcistica di Pescara ha stampato. Quindi ogni tipo di valutazione che facciamo adesso è necessariamente condizionata da quello che è successo. Per un quarto d'ora si è visto anche un buon Pescara, si è visto un Pescara all'attacco, si è visto un Pescara alla Oddo, fondamentalmente dominante per certi versi. Poi l'avete vista tutti, la partita è cambiata, davanti avevamo una squadra sicuramente molto ben messa in campo che probabilmente farà anche un campionato importante, ci ha messo tanto in difficoltà, Fiorillo è stato sicuramente il migliore in campo, però complessivamente a me, per essere la prima partita e per essere tutto quello che ricordiamo 44-50 giorni prima, quello che è stato, sono sufficientemente soddisfatto pensando che si debba e si possa migliorare. Sicuramente non sono soddisfatto come potrebbe essere alla decima giornata. Per essere una prima giornata può andare bene così, è un punto guadagnato. Luca, sei d'accordo con il tuo amico collega Paolo Sinibaldi? Che succede, Luca? Sei agitato questa sera? Scappi, torni? Sì, no, stavo cercando di ottimizzare le risorse tecnologiche per essere in collegamento con te. Vai, Luca. Sì, sono d'accordo, mi sentite? Sì? Sì. L'inquadratura non è ottimale, cerchiamo di migliorarla, ma il risultato lascerà comunque a desiderare. Dicevo, prima chiedevi se si vedeva qualcosa della mano di Oddo. Io direi di sì. Si è vista la ricerca di un fraseggio, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Il Pescara ha cercato sempre comunque di giocare con una buona fluidità. È vero che Ceter davanti è rimasto troppo volte solo, e l'idea di Totò di poter vedere un cambiamento tattico mi trova pienamente d'accordo. Con l'arrivo di Asensio credo che si possa tornare a quella che era la prima idea di qualche anno fa, ovvero le due punte con un rifinitore alle spalle della coppia Asensio-Setar, potrebbe essere Sumaisto oppure Galano. Di certo comunque l'input e l'inizio di campionato rispetto alla grande paura di 44 giorni fa è estremamente positivo. E diamo il benvenuto ad uno dei nuovi del Pescara, probabilmente l'elemento più talentuoso di questo organico. Andiamo a salutare Mirko Valdifiori. Buonasera Mirko, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Come va? Buonasera, piacere a tutti. Tutto bene, soddisfatto di questi primi giorni a Pescara, a parte il lato calcistico? Sì, sono molto contento. Ho iniziato a vivere un po' la città, le mie figlie hanno iniziato la scuola, il primo impatto è stato molto positivo, poi anche con l'aiuto dei compagni che mi hanno appunto aiutato, mi hanno indicato un po' dove muovermi su Pescara, quindi sono molto contento anche dell'affetto delle persone quando vai in giro, quindi come primo impatto è stato un impatto molto positivo. Senti, invece l'impatto con il campo, un po' tutti soddisfatti di questa prima uscita della squadra, che ovviamente resta un cantiere aperto, lunedì prossimo finalmente si chiuderà anche questa sessione estiva del mercato, ma tutto sommato avete offerto una buona partita. Tu pensavi qualcosa in più oppure sei anche tu molto soddisfatto di questo esordio?
Ma guarda, noi abbiamo cercato, non è tanti giorni appunto che lavoriamo insieme, ma abbiamo cercato di fare quello che ci ha proposto l'allenatore in questi primi giorni. Tutta la squadra ha cercato di lavorare corta, di cercare il fraseggio partendo dal portiere appunto come ci aveva chiesto l'allenatore. Secondo me abbiamo tenuto molto bene i primi 25-30 minuti, che oltre che a fare un buon gioco, secondo me abbiamo fatto anche una buona riaggressione, che quella lì secondo me potremo portarla avanti coi minuti, quando anche la condizione fisica sicuramente migliorerà in tutti, perché col lavoro veniamo appunto da questo periodo di fine campionato. 40 giorni fa c'è stata una preparazione diversa, quindi è tutto un campionato diverso. Adesso dobbiamo cercare sabato magari di fare un'altra buona prova, e poi dopo ci sarà la sosta che ci permetterà, col mercato chiuso a organico completo, secondo me anche il mister di lavorare con tutta la squadra, e gli permetterà appunto a tutti di capire appunto quello che chiede l'allenatore. Senti Mirko, tu negli ultimi anni hai avuto sempre allenatori che prediligono il gioco offensivo. Ecco, che idea ti sei fatto di Massimo Oddo, che è un altro tecnico al quale non piace speculare sul risultato, ma offrire una prestazione offensiva, quindi tatticamente lavorarci molto e far sì che ci sia anche divertimento sugli spalti? Sì, sì, sicuramente, come ho detto prima, un calcio propositivo che cerca di partire appunto dal portiere con i difensori, cercando appunto di coinvolgere tutti in questa manovra di gioco. Gli piace giocare a calcio. Io, nelle mie caratteristiche in questi anni, quando ho fatto le annate migliori, l'ho fatto con allenatori appunto in cui piaceva giocare la palla in verticale, quindi sono contento appunto di far parte di questo progetto. Cercherò di mettere le mie qualità in campo per la squadra, e poi col lavoro giorno dopo giorno appunto dobbiamo cercare sempre di più di appunto trovare questi meccanismi in campo, anche conoscendoci, perché alcuni di noi ci abbiamo fatto 2 allenamenti insieme, quindi giocando, facendo partite, facendo allenamenti, inizi anche a avere più feeling con i compagni, e dopo speriamo appunto di portare gioia sugli spalti, come hai detto tu, attraverso il gioco, che poi attraverso il gioco poi sicuramente arriveranno anche i risultati. Allora, abbiamo molti colleghi in piattaforma che vorranno togliersi qualche curiosità con te. Ricordo che Mirko sarà con noi per 5 minuti ancora, e qualche riflessione da parte degli amici. Vorrei iniziare da Totò De Leonardis, che è uno dei giornalisti più vaccinati in Casa Biancoazzurra. Totò, c'è Valdifiori con te. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera Valdifiori. Niente, tu voglio dire sei un po' la chiave di questa squadra, non è un caso, hai subito preso in mano le redini di quello che deve essere il gioco della squadra, sei stato preso proprio per questo, quindi il tuo ruolo è fin troppo chiaro. No, volevo sapere, tu la Serie B insomma la ritrovi dopo diverso tempo, che tipo di campionato ti aspetti, cioè il campionato rispetto al passato, insomma un campionato dove paga molto di più la tecnica, la capacità di far gioco o la corsa, l'agonismo esasperato, insomma secondo te che tipo di campionato vedremo? Ma secondo me sarà una Serie B molto difficile e impegnativa, perché anche le squadre, le neopromosse, sono squadre che si sono attrezzate per poter addirittura vincere il campionato, come il Monza, come la stessa Regina che si è rinforzata molto, oppure squadre che sono retrocesse. Io sono stato alla SPAL, ho affrontato il Lecce e il Brescia e hanno cambiato pochissimo nell'organico, quindi tutte magari vogliono puntare ad arrivare in alto. Poi sappiamo bene che la B è lunga, ci sarà sempre, secondo me, alla fine del campionato una sorpresa. Io spero che la sorpresa, adesso non faccio il nome, ma dentro di me spero che la sorpresa possa essere il Pescara. Però parti scherzi, è un campionato lungo, è un campionato difficile, si giocherà tanto, ci sarà anche il periodo in cui farai tante partite ogni 3 giorni, e quindi dobbiamo sempre rimanere sul pezzo, e secondo me quello che
anch'io quando ho vinto il campionato a Empoli, che c'è stato un periodo che non riuscivamo a ottenere risultati, quello che è stata la nostra forza, oltre che il gruppo, è anche l'equilibrio, nel senso, perché sono stati momenti difficili che però attraverso il gioco, attraverso la costanza, poi ne siamo usciti e visto, come ho detto, è un campionato talmente lungo e difficile, se uno c'ha equilibrio, secondo me può togliersi soddisfazione. Francesco, ritieni che sia stato Val di Fiori il colpo di mercato del Pescara? Beh, credo proprio di sì. Stiamo parlando con un giocatore che nelle apparizioni in Serie B, nell'ultima apparizione in Serie B, ha vinto il campionato, ha giocato in Serie A a tutti i livelli, ha grosse qualità tecniche, è un regista di indubbio valore e credo che sia l'acquisto sotto questo aspetto più importante. Io, se mi permetti, a Val di Fiori volevo chiedere se, ecco, proprio lui parlava della promozione a Empoli, dei momenti negativi a questo punto del campionato, poi la vittoria finale, se c'è qualche similitudine tra questo Pescara, che deve essere ancora completato, non lo dimentichiamo, perché questa è una squadra nella quale si è inserita nella formazione, per non andare lontani, della prima di campionato con il Chievo, mette i 3-4 giocatori che si dovrebbero poter mettere, questa diventa un'altra squadra. Quindi se c'è qualche similitudine tra quell'Empoli che, soffrendo a un certo punto della stagione, però poi vinse il campionato, e questo Pescara. Ma guarda, io credo che l'idea di gioco che può avere questo Pescara è quello che si era iniziata con le stesse idee di gioco a Empoli con Sarri. Io mi ricordo che il primo anno di Sarri c'era questo tipo di calcio, sia a livello difensivo, era molto simile anche a livello di palleggio e ricerca del gioco verticale, e all'inizio il nostro Empoli aveva avuto delle difficoltà, nonostante in squadra c'erano giocatori che poi dopo anche in Serie A hanno fatto una grande carriera, come Mario Rui, Sai, Tonelli, Rugani, Saponara, e quindi lì tramite il lavoro appunto abbiamo ottenuto i risultati. Come ho detto prima, siamo una squadra adesso che è stata costruita, una squadra che si deve conoscere, che deve lavorare tanto insieme al suo allenatore, però già il fatto, già dalla prima partita, che nella prima mezz'ora secondo me abbiamo riportato quello che ci aveva chiesto l'allenatore con così pochi giorni di lavoro, secondo me è un segnale positivo. Poi quei 30 minuti che abbiamo fatto, dobbiamo sempre cercare, come ho detto prima, di aumentare i minuti di questa prestazione, perché secondo me se fai la partita, se hai una regressione alta, con la qualità che c'è anche in questa squadra di giocatori come Galano, come Bocic, come Maestro, cioè come Memusha, cioè sono tutti anche giocatori di palleggio, che secondo me appunto il Pescara si può levare su soddisfazioni. Poi sarà il campo a decidere, noi sicuramente ci stiamo impegnando tanto e stiamo lavorando sodo per andare tutti nella stessa direzione. Allora chiudiamo con Andrea Costantini dallo studio e poi lasciamo a Mirko Val di Fiori, ovviamente per gli accordi con l'ufficio stampa. Andrea Costantini? Sì, se ci descrive che assortimento ha il centrocampo del Pescara, che lui è chiamato a dirigere alla luce della composizione della rosa, anche con l'innesto appena ufficializzato di Leandro Fernandes, e se ha qualche rimpianto sulle sue esperienze di Napoli e Torino, se pensava anche di poter meritare di più. Ma guarda, il centrocampo qui a Pescara secondo me è fatto di elementi molto validi, come ho detto anche prima al collega, di giocatori di palleggio, ma anche con il vizio del gol, come Memusciai, come Ministro, che è dotato di un grandissimo tiro, come Ongan, giovane che ha già fatto la Serie A, poi c'è il giovane Giambu, c'è Busellato che è un giocatore di categoria, Fernandes adesso appena arrivato, me ne hanno parlato bene, io non lo conosco personalmente, però ripeto, sono tutti giocatori di palleggio, giocatori di qualità che secondo me per il gioco del mister tutti possiamo dire la nostra e possiamo essere utili, perché come ho detto prima è un campionato lungo e quindi ci sarà bisogno di tutti. Poi per quanto riguarda le mie esperienze, sì, a Napoli è andata come è andata, non ho rimpianti, nel senso, ho cercato di fare il massimo, magari ho pagato anch'io personalmente un po' il salto Empoli-Napoli
a livello soprattutto, non lo so, caratteriale, secondo me, quello che posso avere sbagliato, che magari dovevo essere più costante, però ripeto, ho vissuto una bella esperienza lo stesso, ho avuto la fortuna di giocare lì in Europa e poi dopo, l'anno dopo, sono andato a Torino nel momento migliore, che mi ricordo che stavo giocando, che avevo fatto 23 partite di fila con Sinisa Mihajlovic, che pensavo appunto di essermi ripreso un po' qualche rivincita nel dopo Napoli, dopo ho avuto questo infortunio, allergie ai piedi che mi ha tenuto fuori 4 mesi, dopo purtroppo è andata anche lì non benissimo, dopo con l'arrivo di Mazzarri, che dopo ogni allenatore c'ha il suo progetto di gioco, Mazzarri non mi vedeva, quindi l'ho rispettato da professionista e dopo sono... è finita l'avventura. Che ti vede Oddo in questo progetto del Pescara, no? Ma guarda, io sono contento di essere qui, come ho detto sono felice, appena me l'hanno detto ho accettato subito, già a Pescara si era fatto il mio nome già 7-8 anni fa, quindi è una piazza che mi ha sempre intrigato, perché anche quando ho fatto l'ultima partita a Napoli era proprio il debutto del Pescara di Odina, mi sa che è finita 2-2, che vinceva il Pescara 2-0, poi con Napoli abbiamo pareggiato 2-2, io mi ricordo lo stadio pieno, dai, è uno stadio bello, quindi speriamo che fra un po' riapra. Ecco, a proposito, giocare con... così, anche se ci sono 1000 spettatori, non è bellissimo, però forse è anche giusto rispettare queste normative, o no? Fa parte di questo momento, del momento della vita nel mondo, tutti ci dobbiamo adeguare. Sicuramente, come siamo partiti l'altro giorno, ne parlavamo anche lì magari tra di noi, con la mezz'ora che hai fatto, se avevi anche il pubblico che ti incitava, magari duravi quei 5-10 minuti in più e magari anche l'avversario un po' si intimorisce, però quello fa parte anche poi viceversa quando vai fuori casa, che però sì, è un clima un po' strano, speriamo ci dobbiamo abituare. Tornare tutti alla normalità. Mirko, speriamo, noi ti ringraziamo, per essere stato con noi in questo primo numero di Replay, ti auguriamo ovviamente le migliori fortune e in bocca al lupo per questa stagione, che sia la prima di una lunga serie a Pescara. Grazie, grazie a Mirko Valdifiori. Speriamo, grazie a tutti, buona serata, grazie. È stato un piacere. Ciao. Grazie, ciao, grazie a Valdifiori, andiamo in pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro, Tempur Simmons Dors Alfa Lomo, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271 Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo in diretta quando sono le ore 21 e 36 minuti. Saluto l'arrivo in piattaforma di Daniele Barone, collega di Sky. Buonasera Daniele, ben ritrovato. Ciao Enrico, buonasera a te, buonasera a tutti. Arriviamo subito da te. Andrea Costantini, aggiornamenti sui posticipi? All'intervallo Bologna-Parma 2-0, doppietta di Soriano e Prosesto in Serie C Girone A sempre avanti contro la Juventus Under 23, 1-0, gol di De Respinis, a te. Allora, con Daniele vorrei subito commentare questa notizia data in apertura sui 14 casi positivi nel Genoa, una brutta tegola per il calcio, Daniele? Sì, una notizia che stiamo rilanciando anche evidentemente con una certa importanza anche adesso su Sky Sport 24, sui nostri canali di informazione, perché è una notizia, se vogliamo, anche clamorosa, perché 14 casi sono un numero enorme. Adesso c'è chiaramente molta preoccupazione, c'è molta preoccupazione a Napoli, che è stato l'avversario che ha sfidato appunto il Genoa nell'ultimo match. Si prospetta già o si pensa già che il prossimo match, quello tra Genoa e Torino possa o debba saltare. Ti aggiungo un'altra notizia che arriva dal panorama internazionale, perché il Maccabi Tel Aviv, impegnato in questi giorni nei preliminari di Champions League, ha 17 positivi tra giocatori e staff, e quindi la squadra dovrà rinunciare a giocare, mi sembra, domani o dopodomani, e quindi abbandonare le speranze di qualificarsi ai gironi, alla fase a gruppi della Champions League. Speriamo davvero, Enrico, di non ripiombare nell'incubo di qualche mese fa, ma purtroppo i segnali ci portano da quella parte. Insomma, quindi anche questo caso del Genoa è una cosa importante, una cosa seria. Allora, abbiamo detto prima con Valdifiori che sì, dobbiamo abituarci a queste situazioni. Certo, questa è anomala, è troppo grossa, quindi speriamo che non ci siano ripercussioni anche per le altre squadre, insomma che il campionato abbia il suo regolare svolgimento. Ti chiedo subito, Daniele, come ho fatto con gli altri colleghi, che impressione hai avuto dal primo Pescara di Oddo? Io ho guardato la partita non con il massimo della concentrazione che avrebbe meritato il debutto del Pescara in campionato, perché ero in un ristorante a Genova e stavo pranzando prima di andare a Marassi per Sampdoria Benevento, però mi è sembrato che i primi, non so se queste mie riflessioni sono state già condivise dagli altri amici e colleghi, mi è sembrato che i primi 15-20 minuti siano stati buoni. Cioè, ho visto questo possesso palla e questo tentativo
di gioco tipico di Oddo, con l'azione da proporre in verticale. Non sono state create grandi occasioni da gol, perché credo che al Pescara manchi ancora, certo, o è mancato perlomeno in precampionato, in questo primo match di campionato, il terminale offensivo, il centravanti, il 9, che spero e speriamo tutti possa essere con buon profitto Asensio, perché Seter ha chiaramente altre caratteristiche. Poi francamente ho visto un buon Chievo, perché è una squadra che ha cambiato poco, ha lo stesso allenatore, è una squadra che si conosce già. Il Pescara è davvero un cantiere aperto, tanto per ribadire un concetto forse un po' abusato, ma nel caso del Pescara non lo è. E alla fine, tutto sommato, questo 0-0 e portare a casa un punticino credo che sia un risultato da considerare positivo. Era la prima partita, adesso diamo tempo a Oddo di inserire i tantissimi giocatori nuovi, però voglio pensare, insomma, che quel primo quarto d'ora che ho visto, seppur distrattamente, tra un po' di focaccia genovese e uno spaghetto di mare a tavola, possa essere un buon viatico per le prossime settimane. Affrontiamo con tutti questo tema. Domani dovrebbe firmare Bocchetti, che ha raggiunto l'accordo difensore esperto. La priorità di inserimento nella squadra titolare è un altro difensore a questo punto, perché a centrocampo credo che la squadra stia a posto. In attacco c'è ancora da perfezionare qualcosa, quindi necessita soprattutto l'arrivo di un altro difensore, se dovesse partire Drudi, così come è molto probabile, perché la trattativa con il Benevento si dovrebbe portare Antei, che però sarà pronto a fine ottobre, oltre all'esterno Vokic. Su Antei però ci sono tanti punti interrogativi. Vorrei sentire subito Luca e Paolo, poi tutti gli altri, tutti su questo tema. Luca. Sì, io credo che quello sia il reparto nel quale inserire l'ultimo tassello importante. Ci vuole Bocchetti, secondo me è un grande acquisto, quasi al pari di Valdichiori. A volte da noi leggo un po' di scetticismo, perché è il cugino del direttore, ma Bocchetti è un giocatore che ha fatto una carriera importante, quindi va sottolineato a mio avviso. Poi c'è un altro elemento: nel caso di partenza confermata di Drudi, credo che sarebbe la quadratura del cerchio di un organico che, al di là delle critiche mosse nelle settimane passate alla dirigenza e alla società, secondo me è di livello più che positivo. Paolo? Sì, sono totalmente d'accordo anch'io. Il reparto dove intervenire, diciamo, in maniera importante è proprio la difesa, mentre negli altri reparti la squadra mi sembra ben assortita. Ne parlavamo anche un paio di giorni fa in trasmissione, sempre su TV6, con Andrea, sì, Costantini. Cioè sono tutti buoni i reparti. In difesa invece bisogna intervenire, a maggior ragione per la situazione ancora un po' incerta di Drudi. Occorre sicuramente qualcosa lì al centro, con giocatori anche un po' più agili rispetto a quelli che abbiamo. E poi chiudo soltanto dicendo che c'è estremo bisogno di parlare di calcio, di alleggerirci un po' le giornate, ma effettivamente questa notizia qui che arriva dal Genoa credo che rimetta in discussione tantissime cose, perché in Serie A già adesso non si può più parlare di campionato regolare, quindi l'augurio è che si fermi qui questo caos incredibile. Sono pienamente d'accordo con te, Paolo. Allora, Antonio, la difesa è stato il reparto che da anni ci fa soffrire. Rispetto alla passata stagione sono andati via due elementi validi come Bettella e Zappa, andando via anche Drudi e arrivando solo Bocchetti. Ritieni che sia quello il lavoro maggiore che si dovrà fare? Ecco, ti fidi ad esempio di un ulteriore acquisto che corrisponda al nome di Antei? Ah sì, guarda, a mio avviso, se dovesse restare Drudi, io penso ancora che la cosa sia possibile, se dovesse restare Drudi, credo che con Bocchetti e poi l'eventuale arrivo anche di Antei, che è un ragazzo un po' da recuperare, un po', sì, credo che potrebbe così, stare sì, a posto. Ma se dovesse partire Drudi? Come
Se dovesse partire Drudi servirebbe appunto una garanzia, un giocatore anche veloce, un centrale abbastanza veloce, spero giovane. Io ti dico, la mia, sai che ogni tanto si prova, a mio avviso uno che potrebbe fare il centrale può essere proprio Bellanova, per quello che ho, quello che ho visto in questa, nell'ultima partita. Cioè, ma dopo veloce, ci scopriremo a destra, dopo correrebbe un terzino. Sì, destro. No, ma dico potrebbe essere la soluzione. Poi sai, ragazzi di 20 anni, l'evoluzione non sai mai dove possa arrivare. Insomma, non è che lui debba fare terzino a destra a vita. Per cui credo che magari questo, ovviamente ci penserà, vedrà oggi, certo, se è una cosa possibile. Certo. Però è ovvio che ci vuole, se dovesse partire Drudi, ci vuole un'alternativa. E in questo momento credo che sia il problema principale questo dei centrali di difesa, perché per il resto ci sono tantissime soluzioni. Io tra l'altro, guarda, io ho avuto un'impressione ottima fin dalla prima amichevole di Ceter. Ora, il fatto che lui, tra l'altro, mi sembra aver sentito proprio dopo la partita gli elogi fatti da Oddo a questo giocatore, che è stato in questo momento lì davanti, è un giocatore direi insostituibile. Probabilmente il problema è, magari vista la presenza di Asensio, come diceva anche Luca poco fa, potrebbe anche trovare una soluzione diversa, ma questo lo vedremo. Credo che l'allenatore li proverà, anche magari li potrà vedere anche in Coppa dopodomani. Potrebbe essere una soluzione quella di avere due punte di caratteristiche diverse che possono dare un apporto diverso al gioco offensivo della squadra. Credo che appunto l'organico in questo momento è molto ricco ed ha problemi, come ho accennato prima, anche a quello che può essere il ruolo di Maestro, che è un giocatore che nasce centrocampista e poi diventa esterno, però è un giocatore molto molto duttile, anche molto particolarmente importante, lo vedremo appunto contro la Regina, credo che sarà titolare. È un giocatore che può dare sicuramente qualcosa in più a questa squadra. Ecco, cambiamo argomento invece, passiamo al tema riguardante questa prima di Galano, che è stato forse anche criticato eccessivamente nell'ambiente. Daniele, su Galano sono piovute critiche, è vero che non ha offerto una buona prestazione, ma Galano resta sempre un uomo importante in questo scacchiere. È vero che dovrà adeguarsi un po' alle esigenze tattiche dell'allenatore, però se critichiamo Galano vuol dire che non c'è una partenza positiva. Daniele. Enrico, ti rispondo chiaramente subito su Galano. Prima permettimi di aggiungere una cosa sul discorso difesa e Bocchetti. 30 secondi, non di più. Allora, che Bocchetti sia un giocatore di grande esperienza e che abbia fatto soprattutto all'estero in Russia una carriera di un certo livello è fuori di dubbio. Però vorrei ricordare i numeri di Bocchetti. Bocchetti nell'ultima stagione ha giocato soltanto 5 partite, è stato condizionato parecchio pesantemente dall'infortunio, ha avuto problemi ad un polpaccio, al bicipite femorale e anche ad un ginocchio. Non gioca una stagione con oltre 15 partite, mi sembra, da 4-5 anni, cioè, perché anche in Russia negli ultimi anni ha giocato pochino, anche lì o per infortuni o per scelte tecniche. Quindi è vero che sia un giocatore validissimo, però anche Bocchetti è un giocatore, o comunque non anche, Bocchetti è un giocatore che va pienamente recuperato, rivisto, rivalutato, in un campionato tosto come quello di Serie B. È un giocatore che nell'ultimo periodo della sua carriera ha giocato veramente pochino. Quindi tu dici Galano, con Antea già a rischio, Bocchetti che ha giocato non molto nella passata stagione e con l'eventuale partenza di Drudi, veramente ci si deve concentrare, le priorità sono quelle dei difensori. Sì, nel senso che io credo che queste siano valutazioni che chiaramente Sebastiani, Bocchetti, il direttore e Repetto abbiano fatto. Cioè il reparto difensivo ha bisogno sia numericamente che a livello di qualità e di sicurezze fisiche, di condizioni fisiche, credo che abbia bisogno di qualcosa in più. Io voglio augurare a Bocchetti una stagione luminosissima. Però certo, è un giocatore
che non ha nelle gambe tantissimi minuti negli ultimi campionati e ha avuto diversi infortuni. Anche perché si era parlato di questa operazione con il Benevento, dell'arrivo dell'altro difensore Tuia, ma pare che Vigorito e Inzaghi abbiano deciso di toglierlo dal mercato. Ieri, anche sabato, ha anche giocato, quindi Tuia sarebbe stato un buon profilo. Comunque, vedremo cosa succederà in settimana. Invece, su Galano, cosa ti senti di dire, Daniele? No, ti dicevo, ho fatto una chiacchierata con Massimo Oddo proprio dopo l'amichevole di cui ho fatto la telecronaca, quella di Napoli, così anche dopo il triangolare di Pineto. Mi era sembrato che Galano fosse un pizzico più in difficoltà a livello proprio tattico e di capire l'idea di gioco e di calcio di Oddo rispetto agli altri. Massimo mi aveva spiegato che proprio per caratteristiche, per abitudini, per storia personale di Galano, lui adesso è uno di quelli che deve fare forse un lavoro maggiore, di maggior profondità, per cercare di capire, di farsi capire dalla squadra. Insomma, l'adattamento di Galano è quello che rischia di essere un pochettino più complesso rispetto ad altri. Detto questo, Galano rimane un giocatore molto importante per il Pescara, per questa categoria. Nella passata stagione i suoi gol hanno sicuramente tenuto a galla la squadra. Io credo che anche in questa stagione Galano possa ritagliarsi un ruolo nel 4-3-2-1 che pensa Massimo Oddo. Credo che uno dei due alle spalle della punta, Galano, lo possa essere o fare tranquillamente. Riccardo e Francesco, siete d'accordo con questa valutazione di Daniele Barone? Riccardo? Assolutamente sì, Galano l'anno scorso con Fiorillo è stato il miglior giocatore che abbiamo avuto, a prescindere dal cambio di allenatore, quindi da qualche accorgimento tattico, ha dei piedi meravigliosi per un campionato di B, è un giocatore coriaceo, un giocatore che non molla mai. Insomma, Galano non ha fatto buona partita, ma sicuramente è un giocatore, non dico importante, ma fondamentale di questo Pescara. Tra l'altro con Valdifiori abbiamo preso anche tanta qualità a centrocampo. Invece sulla difesa, onestamente, considerando anche che Scognamiglia ha un anno in più, sicuramente bisogna metterci mano, ecco, perché tutte le riflessioni che avete fatto mi trovano pienamente d'accordo. Ecco, lasciatemi solamente dire una cosa. Io mi è permesso parlare di mercato. Anche in attacco io andrei sul mercato, perché è vero Asensio, è vero un ragazzo giovane, però anche un terzo attaccante io onestamente andrei a prenderlo. È vero anche che la società deve liberarsi di Bonino, Borrelli, Crecco, Ventola, Elisaldo non lo sappiamo, quindi altrimenti si rischia di ingolfare questa rosa. Però crediamo anche alla luce dei discorsi. Considerando il fatto che bisogna anche andare sul mercato in uscita, non solamente in entrata. Che io dico chiaramente di prendere giocatori con caratteristiche tecniche, considerando il fatto che 4-5 giocatori sicuramente usciranno dalla rosa. Questo l'ha detto il presidente, non lo dico io. Francesco, la tua su Galano? Beh, su Galano c'è solo da augurarsi che ripeta il campionato scorso. Riflettevo sulle giuste considerazioni di Daniele, sia per quello che riguarda Bocchetti, al di là del valore del giocatore, però appunto se negli ultimi anni ha giocato poco, c'è solo augurarsi che stia bene e che quindi quest'anno riesca a giocare un maggior numero di partite. Su Galano mi viene da dire che tante volte gli allenatori decidono che bisogna giocare in un modo e poi questo modulo, chiamiamolo così, non esalta le qualità di tutti i giocatori, soprattutto dei più bravi. Se oggi come oggi è vero che Galano ha dimostrato di essere il più bravo e i gol dello scorso anno hanno contribuito in modo determinante alla permanenza del Pescara in Serie B, ad arrivare ai drammatici play-out, io non credo che sia poi tatticamente impossibile passare da un 4-3-2-1 a un 4-3-1-2 o comunque trovare
delle soluzioni per esaltare le caratteristiche di Galano. Credo che quello che sto dicendo io, Oddo, lo sa molto ma molto meglio di me, ci mancherebbe. È vero quello che tu dici, così come è vero però che anche molti giocatori in passato, abbiamo degli esempi anche qui a Pescara, si sono adeguati a dei nuovi sistemi. Mi viene in mente il Sansovini nell'anno di Zeman, che fu dirottato sulla fascia destra, lui che era un centravanti, e fece un gran campionato. Sì, sì. Quindi, ma poi, a parte la posizione, qui si discute lo stato di forma di Galano. Cioè stato di forma di Galano l'abbiamo visto, ma io infatti... Di rendersi partecipe a questa nuova idea calcistica, soprattutto. Galano credo che giocatore intelligente, appena sarà al meglio della condizione, la storia è piena di giocatori che entrano in condizione dopo 40 giorni di allenamento e di precampionato, e magari qualche compagno dopo un altro mese di campionato per le prime 3-4 partite. Qui non possiamo dare se non un giudizio sommario, niente di più, rispetto a qualunque prova di giocatori dopo appena una giornata. Certo, magari Galano poi sarà talmente bravo da adeguarsi a quelle che sono le richieste dell'allenatore, e l'allenatore andare incontro alle caratteristiche di Galano. Sai perché sottolineo questi aspetti, Francesco? Perché anche lo scorso anno è successo qualcosa con Galano, che nella gestione Zauri riuscì ad esprimersi al meglio. Con le grottaglie e Sottil, anche se nel periodo di Sottil giocò poco anche per quelle 3 giornate di squalifiche, non fu più lo stesso Galano. Infatti... Allora c'è questo tipo di rischio, lo chiedo a Daniele e Antonio. Daniele. Ma l'anno scorso Galano diede il meglio di sé quando, se ci ricordiamo, come ci ricordiamo, giocava in coppia con Macin alle spalle di una punta, in quello che sembrava essere il sistema di gioco ideale confezionato, pensato, realizzato da Zauri. Poi siamo andati con altre gestioni tecniche, con mille cambi, di mille variazioni sul tema. Quindi non è un problema di sistema di gioco? Non ho capito, Enrico. Non è un problema di sistema di gioco, perché anche l'anno scorso giocava in linea con Macin dietro la prima punta, no? Enrico, scusa, io non ho detto che è un problema di sistema di gioco, che è che oggi comunque l'ultimo dei problemi del Pescara. Ma non era in riferimento a quello che hai detto tu, Francesco. L'ultimo dei problemi del Pescara è Galano. A me se non concesso che Galano sia un problema. No, ma non c'è il problema della difesa. Alla tua riflessione, era solo per avvicinarci al discorso dello scorso anno con Zauri e ora con Oddo. Cioè con Zauri riuscì in quella posizione a dare il meglio, quest'anno è prematuro per dire, ci auguriamo che torni subito in forma, però c'è questa problematica della prima partita. Daniele. Sì o no, che lui sia sembrato un pochettino meno dentro gli schemi, l'idea appunto di cui si parlava prima di Massimo Oddo, insomma, ecco, è un'impressione che ho avuto io sin dalle amichevoli. Non facciamone un caso, perché siamo soltanto alla prima giornata. Non penso lo possa diventare un domani. Io credo che Christian sia ancora, se non un lusso, comunque un giocatore importante per la Serie B. Insomma, se anche dovessi avere mezzo problema, io lo aspetterei vita natural durante, perché credo d'accordo che Christian abbia davvero tutte le risorse per dare una mano alla squadra. Ma sì, io credo che Galano sia un problema di condizione in questo momento, perché lui gioca sempre allo stesso modo, cioè è difficile cambiarlo in uno schema. Se ricordiamo anche il campionato scorso, all'inizio soffriva perché doveva giocare per forza esterno, che non è il suo ruolo, lui ha libertà di stare, ma credo che la stessa cosa gli chieda Oddo, voglio dire, quindi non è che gli chiede di cambiare, non è che si deve essere ingabbiato in uno schema. Sicuramente non è il giocatore, non è, sempre per fare riferimento al passato, non è Benali che giocava in quel ruolo al posto suo. Benali era soprattutto un centrocampista che faceva poi anche l'attaccante. Lui, Galano, è invece la mezza punta che continuerà a fare quel tipo di gioco. Per quello, a mio avviso, sarebbe l'altro anno Taranti, Pescara, diciamo francamente, ha giocato senza un centravanti, voglio dire, perché
perché non l'ha avuto per un lungo tempo, ha rimediato alla fine con Maniero, che insomma era abbastanza arrivato come attaccante, per cui lui è diventata veramente l'unica punta del Pescara, e di fatto ha fatto 14 gol. Quest'anno credo che gli si chieda qualcosa di diverso, anche meno responsabilità, ma un gioco deve essere più tranquillo, più portato ad esprimere quelle che sono le sue qualità. Per quello dico che sia soprattutto un problema di condizione, non di capire il gioco di Otta, a mio avviso. Allora, siamo per salutare Daniele Barone. Daniele, ti chiedo soltanto, prima di salutarci, ecco, che sensazioni hai per questa nuova stagione? La campagna acquisti si concluderà tra una settimana. C'è un clima di fiducia intorno alla squadra, intorno all'allenatore, anche i movimenti di mercato sembra che abbiano soddisfatto la piazza. Hai sensazioni positive, migliori rispetto all'inizio della scorsa stagione? Parlo di sensazioni, non ti chiedo pronostici. No, ho detto che sui pronostici sono scarsissimo. Ho detto che le mie sensazioni possono valere meno di zero, perché siamo davvero alla prima di campionato e qui andremo con i luoghi comuni e con le frasi fatte, ma la Serie B ci ha insegnato che quello che pensiamo oggi fra un mese sarà completamente smentito e rovesciato. Oggi a Skype facevo esempio e riferimento alla prima partita stagionale del Benevento di un anno fa, che preso un pareggio soffrendo da Matti a Pisa con Montipò, che parò un calcio di rigore al 90esimo. Il Benevento era stato già eliminato dal Monza in Coppa Italia, quindi pensa come avrebbe cominciato la stagione. Sembrava un Benevento in grande difficoltà e invece poi ha ammazzato davvero il campionato. Quindi oggi tutto quello che diciamo vale molto poco. A me ha fatto piacere molto vedere, sai che ti dico, una certa bella luce negli occhi di Massimo Oddo, che in tutte le dichiarazioni che ha fatto fin qui mi è sempre sembrato molto sereno, molto contento, molto fiducioso, e lo diceva anche alla vigilia nella conferenza stampa pre-Chievo, forse anche un po' cambiato e maturato dopo le batoste che ha preso tra Udine, Crotone e Perugia. Mi fa sperare quello che ho ascoltato e soprattutto che ho visto sul volto di Massimo Oddo. Secondo me è stato molto contento di tornare, è molto contento di allenare questa squadra e credo che abbia una certa idea di come farla rendere bene. E poi si arrivi primi, secondi, decimi, questo chiaramente non lo sa nessuno. Quest'anno la Serie B è veramente tosta, ma lo diciamo tutti gli anni, ma quest'anno certo, mi sembra che lo sia veramente parecchio. Quindi voglio fidarmi di quel luccichio che ho visto negli occhi di Massimo. Daniele, grazie. Andrea, abbiamo queste novità dalla redazione? Sì, grazie a voi. C'è il terzo gol del Bologna con Skovolsen e poi in Serie C pareggio della Juventus Under 23 con la Pro Sesto, 1-1 rete di Vrioni. A te. Sembra che c'è già un allenatore saltato una prima panchina in Serie C? Quanto riguarda il Foggia, Capuano, sì, dicevi prima. Sì, assolutamente sì, peraltro senza giocare, con Ezionino Capuano che è arrivato a questa soluzione, risoluzione consensuale con il Foggia. Viene dato Vincenzo Maiuri come prossimo tecnico dei Satanelli. Staremo a vedere, per ora di ufficiale c'è che la stagione del Foggia non è ancora iniziata a livello di campionato, perché il Foggia è stato ripescato e dunque gli è stata risparmiata la prima giornata di campionato, così come al Bisceglie nel girone C, però Capuano non è più l'allenatore del Foggia. Bene, allora salutiamo Daniele Barone, grazie Daniele per questo contributo. Ciao Enrico, grazie, ciao alla prossima. Ciao ragazzi, grazie. Buonasera. Andiamo in pubblicità e poi continueremo in studio, a tra poco. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Monte Silvano. FAPAimpianti.it.
Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuotatutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Minuti, dunque entriamo nell'ultima fase di questo numero di replay. Allora ripetiamo le notizie della giornata: è ufficiale l'arrivo del centrocampista Fernandes a titolo temporaneo dalla Juventus. Accordo raggiunto anche con il difensore Salvatore Bocchetti, domani la firma per Masciangelo, che si è infortunato nella prima partita con il Chievo. Si tratta di contusione alla coscia, è in dubbio per la trasferta di sabato a Reggio Calabria. Asensio ha firmato stamane, e mercoledì partita di Coppa Italia contro il notaresco di Massimo Epifani. Credo che sia collegato proprio l'allenatore del notaresco Massimo Epifani. Massimo, ci sei? Buonasera. Non ci ascolta, però Massimo lo vediamo collegato. Allora vorrei ripartire, mentre cerchiamo di perfezionare il collegamento con Massimo Epifani, che ha compiuto la grande impresa a Catania in Coppa Italia. E in questa settimana Totò Oddo avrà la possibilità di vedere all'opera intanto Asensio, che è anche uno dei pezzi forti del mercato, Maestro, che ha scontato il turno di squalifica, e poi anche questo olandese Fernandes. Pensi che saranno queste le novità per la prossima partita, soprattutto i primi due, Asensio e Maestro, Totò?
Ma sicuramente, sicuramente maestro, a mio avviso, maestro troverà posto, bisogna capire come se la giocherà Massimo, perché noi l'abbiamo visto la partita, l'unica amichevole che ha fatto, giocare da esterno, comunque non potrebbe giocare al posto di Buselato. Secondo me sì, potrebbe essere una soluzione, molto, anche perché questo è, lui ha corsa, qualità, dinamismo, insomma a me ha fatto una grossissima impressione come quello che ho visto in quello amichevole, e da colleghi mi dicono che le caratteristiche sono proprio queste, quella di può essere veramente un giocatore molto importante per dare quello sprint alla squadra che in questo momento manca anche al centro campo, insomma, perché ecco, poi c'è sempre Memusciai che è pronto a rientrare, no? Esatto, e c'è anche la possibilità di rivedere Memusciai, quindi secondo me vedremo un Pescara leggermente diverso nella prossima, e poi bisogna capire se appunto se ha senso, sarà subito schierato, se schiererà appunto la coppia d'attacco con un trequartista dietro, è tutto da vedere. Questo probabilmente già mercoledì potremmo capire da qualcosa da quello che proverà l'allenatore, perché non sarà soltanto una passerella, comunque una partita importante in cui l'allenatore proverà anche qualche soluzione diversa rispetto a quello che abbiamo visto oggi. Quindi per questo è anche molto importante la partita di mercoledì con Notaresco del nostro carissimo amico Massimo. Ecco, non so se è pronto il collegamento con Massimo Epifani. Massimo, ci ascolti? Sì, ci sono adesso. Intanto ben rivisto da parte di tutti noi e complimenti per questa doppia vittoria a Catania in Coppa Italia e a Pineto nella prima giornata di campionato contro una delle favorite del torneo. Massimo, insomma, Notaresco per te è proprio un'isola felice. Quando ci vai sei sempre vincente. Ma speriamo, Enrico, con il tempo. Abbiamo fatto una grande partenza, abbiamo fatto una grande partita a Catania, ci siamo andati a prendere qualcosa di inimmaginabile, perché pensare di venire all'Adriatico a giocare contro il Pescara in una partita ufficiale per noi era un sogno, e credo che i ragazzi sono stati bravissimi a andarsela a prendere a Catania. Quando è uscito il sorteggio, che sapevamo che il turno dopo era il Pescara, scherzavamo nello spogliatoio solo a pensare di venire all'Adriatico. Sono stati bravi, siamo andati a prendere e ci meritiamo questa passerella mercoledì all'Adriatico, che per sarà una festa bellissima che rimarrà indelebile nei nostri occhi per tantissimo tempo. Ecco, per te è sempre un sapore particolare arrivare all'Adriatico di Pescara, risaluterai tanti amici e rivedrai anche qualcuno con il dente avvelenato o no? Ma assolutamente no, per me Pescara è la seconda casa, un grande rapporto con Daniele Sebastiani, che per me è un carissimo amico, ma non nessun rimpianto. Purtroppo è andata male, purtroppo nel calcio le cose delle volte vanno storte, non come devono andare. Fa parte del bagaglio di esperienza, però, no? Tornare in ogni professione anche gli aspetti negativi possono aiutare, no? Ma sicuramente, è un bagaglio che mi porto dentro, è stata una grandissima esperienza. Mi sono rimesso di nuovo in discussione con la speranza che possa fare bene e tornare in quelle categorie, lavorando e con grande umiltà sul campo e cercando di arrivare a grandi risultati. Senti, però a Pescara vuoi fare bella figura, vuoi provarci contro un Pescara, che idea ti ha dato in questa prima partita e dopo le prime poche amichevoli disputate? Tu sei anche amico di Massimo Oddo, quindi vi conoscete. Ma sono amico di Massimo e gli auguro di fare un grande campionato. Ma sta nascendo, secondo me, un grande Pescara. Mi piace la squadra come sta venendo fuori. Mi piace anche con le caratteristiche tecniche dei giocatori che stanno arrivando. Credo che sia un'idea proprio di Massimo di come vuole far giocare la squadra.
con le proprie idee, cercando di riproporre un po' il Pescara che abbiamo visto con Massimo Oddo un po' di anni fa. Chiedo anche agli altri amici collegati, ma questa campagna acquisti la possiamo già giudicare oppure bisogna aspettare le ultime ore? Parto da Francesco. Ma credo che aspettare è sempre meglio, perché una giornata di campionato è facile poter indovinare, ma è molto molto più facile poter sbagliare. È inutile che ridiciamo che il campionato di Serie B è lungo e che soprattutto i campionati si decidono sempre a primavera. Però c'è anche da dire che se il buongiorno si vede dal mattino, se uno, come giustamente diceva Massimo Epifani, si sofferma a vedere come stanno costruendo i direttori, il presidente e Oddo questa squadra, tutto lascia ben sperare. Ossia, c'è un'idea logica, un programma, un modo di lavorare ordinato in funzione dell'allenatore e di come vuole giocare l'allenatore. Poi da qui a dire che possa essere un grosso campionato è lo stesso discorso che si può fare per il Notaresco. Epifani ha messo su, insieme al direttore e al presidente Di Giovanni, una squadra che parte con i favori del pronostico, insieme ad altre squadre, in un campionato in quella categoria difficile, delicato e impegnativo. Anche qui, se il buongiorno si vede dal mattino, non credo che capiti tutti i giorni o tutti gli anni, forse tante volte nemmeno nella storia di una società come il Notaresco, di andare a vincere a Catania e poi di vincere subito la prima di campionato al Pineto, in entrambe le volte con grosse autorità, con grosso merito. Allora Totò, chiedo prima a te e poi anche agli altri amici, l'errore più grosso da evitare è quello di, non so, fare programmi per la stagione. Oddo nella prima conferenza stampa ha detto andremo avanti negli obiettivi con il primo step della salvezza, poi divertirci e migliorarci, cioè non creare aspettative. Sei d'accordo o no? A prescindere da come finirà questa campagna acquisti. Ma guarda, la prima cosa che ho detto la prima conferenza stampa di Oddo e Sebastiani, quella di non fissare degli obiettivi adesso. La cosa giuro importante che non ti avevo sentito. No, lo so. La cosa importante che avevamo detto già dopo l'ultimo rigore di Perugia è che questa era una squadra da rifondare completamente. E questo che mi la soddisfazione secondo me è proprio questa, che la linea seguita, al di là di quelli che possono essere i risultati di questo organico che viene costruito, è quello di aver provato a rifondarlo sul serio. Ora, se noi andiamo a vedere i tanti acquisti, andiamo, gli unici che di stagionati, chiamiamolo così, sono Valdifiori e Bocchetti, che sono giocatori d'esperienza, come ci vogliono ogni squadra. Però per il resto sono tutti ragazzi dai 20 ai 24, 23, 24 anni, voglio dire. Era questa la chiave proprio per uscire da quella stagione terribile che abbiamo vissuto noi, i tifosi e la squadra e tutti insieme, i dirigenti e via dicendo. Perché è stata una cosa, era come mettere la parola fine a una vicenda che purtroppo si era conclusa male nonostante la salvezza. Per cui l'obiettivo era rifondarla. Io credo che sotto questo aspetto credo che la società in questo momento, e quindi Sebastiani insieme ad Oddo, insieme a Repetti, insieme a Bocchetti, abbiano fatto comunque la cosa giusta per ripartire. Poi è ovvio che sarà il campo a dirci quanto vale questa squadra, ma quello vale per tutti, voglio dire. Certo. E però quella cosa più importante era proprio questa, e stiamo vedendo che tra i giovani, tra tanti giovani, già cominciamo a vedere che sono giovani di qualità, di talento, voglio dire, non è stata pescata a caso. Ora io quello che mi auguro, come ho detto all'inizio, che questo mercato si concluda in fretta, perché e comunque si arriva già oggi si ha un organico di 30-32 giocatori, magari che si scenda un po' e trovando l'equilibrio che purtroppo, se noi andiamo a vedere anche l'anno dell'ultima promozione con Oddo,
La rosa era di 24-25 giocatori, voglio dire, quella era la è come per ogni squadra deve essere quello, voglio dire. Poi arrivare a questi livelli poi si creano solo problemi. Ricordiamo appunto l'anno scorso uno dei problemi è stato pure questo, voglio dire. Qui si dovrebbe aprire anche l'altro discorso sulle 5 sostituzioni, un caso tutto italiano, però lo faremo probabilmente alla prossima puntata. Invece certo, vorrei chiedere a Luca, Paola, Riccardo, rivoluzione. Doveva essere rivoluzione, è stata, no Luca? Sì, anche se io poi l'avrei fatta ancora più incisiva, io sarei stato felice. In che senso? Chi avresti tolto? Non avessi... Tutti quanti, avrei tolto tutti i protagonisti della passata stagione, purtroppo. Beh, forse tutti, non... no, come mai certo. Sono rimasti, tutti, Galano, sono rimasti tutti Fiorillo, che ha disputato un gran campionato, Galano... che ha fatto tanti gol, e poi Mimushai, che è un elemento utilissimo. Gli altri credo non ci siano più. Sono più tagliatori, avrei tagliato tutti perché erano protagonisti di un'annata non positiva, che mi ha fatto quasi... È vero, scusami Luca, per precisare, ci sono anche i difensori, Drudis, Cognamiglio e Masciangelo, per completare il discorso. Sono già troppi quelli che ci hanno fatto... prendere un grande spavento, quindi io l'avrei cambiati tutti, però a parte questo credo che la garanzia sia il ritorno di Oddo e la simbiosi e la sintonia con lo staff tecnico, con il direttore Repetto, che è un binomio secondo me vincente, e i prodomi per un campionato positivo si sono visti. Sul mercato permettimi di fare i complimenti alla società e al presidente Sebastiani, perché in un momento in cui le risorse economiche sono poche, perché non dimentichiamoci che il Pescara va incontro, come tutte le altre compagini di Serie B, un campionato dove le entrate legate agli sponsor e al botteghino saranno estremamente ridotte rispetto al recente passato, sono comunque riusciti a costruire un organico sulla carta competitivo che secondo me è in grado di farci vivere una stagione più tranquilla rispetto a quella appena passata. Quindi le critiche a volte sono state meritate l'anno scorso per quanto visto in campo, ma anche troppo ingenerose. Non dimentichiamo che la Pescara Calcio non ha un patrimonio economico nel suo presidente in grado di mantenere da solo un campionato di alto livello. Le mancanze economiche di questa stagione potevano incidere, e sono le abilità, i rapporti costruiti nel recente passato sono riusciti a mitigare queste mancanze. Allora Luca, andiamo da Riccardo su questa campagna acquisti. Bene, ha fatto secondo me un grande acquisto, perché Valdifiori è un giocatore importantissimo, è un grande acquisto. Bocchetti dietro, al di là della disamina perfetta che aveva fatto l'anno prima, è un giocatore di grande esperienza. Ha fatto come ogni stagione, perché non dimentichiamoci che ogni anno il Pescara prende sempre dei giovani di valore, secondo me ha fatto una buona campagna acquisti. Da valutare l'attacco, nel senso che ha senso, bisogna vedere se fa il campionato o soprattutto la fine del campionato dello scorso anno. Il ragazzo è nuovo, è giovane, però una squadra sicuramente in crescita, una squadra che potrà darci le soddisfazioni, e credo e termino che forse l'acquisto di quest'anno più importante sia quello di Massimo Oddo, che è un allenatore che adesso ha una grande esperienza, che è molto legato alla città, è molto legato a tutti, è molto legato al presidente, quindi questo potrebbe essere un valore veramente aggiunto in più. Lasciami salutare con tanto affetto il mio amico Massimo Epifani, che rivedo volentieri, a cui voglio anche chiedere dove vuole arrivare con questo fenomeno notaresco. Dopo ci risponderà Massimo. Chiudiamo con Paolo, ma questo acquisto di Asensio non sta passando un po' in secondo piano? Ricordiamo che l'attaccante di proprietà del Genoa aveva tantissime richieste, lo scorso anno nel girone di ritorno ha realizzato 7 gol in 14 partite. Ecco, non credo che ci si potesse aspettare di più, almeno per quanto riguarda quel ruolo. Paolo, sei d'accordo? No, ma infatti io sono... Sì, sono d'accordo, perché mi sembra davvero un ottimo attaccante. È evidente che come nome... ruba di più la scena un Valdifiori, oppure in difesa un Bocchetti, anche se poi
Daniele Barone, insomma, ma lo sapevamo anche noi, sappiamo che Bocchetti viene da stagioni piuttosto negative, adesso lo vedremo all'opera, però per quanto riguarda l'attacco, Asensio è sicuramente uno dei migliori giocatori che in Serie B erano proposti sul mercato, quindi è stato bravo il Pescara a sfruttare questa occasione. È evidente che adesso bisognerà vederlo all'opera ed è per questo che forse se ne sta parlando ancora relativamente poco. Riguardo alla rivoluzione che dicevi tu, ho sentito quello che sostiene Luca Pennese, ma lo sosteneva anche qualche tempo fa, lui è molto diretto, no? Repulisti totale. Secondo me la rivoluzione in realtà c'è stata questa ventata di novità, poi è evidente che non si potevano togliere tutti, ma insomma diversi cambi sono stati fatti e secondo me come ventata generale, poi è chiaro che bisognerà vedere i risultati, ma come ventata generale credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Poi è chiaro che la palla passa al campo. L'ultimissima, e chiudo riguardo al mercato, perché credo che adesso bisognerà valutare qualche colpo in difesa, uno sicuramente, forse due, non lo so, però comunque anche il mercato in uscita, perché abbiamo visto prima che ci sono tantissimi giocatori in uscita, tra cui elementi che fino a qualche tempo fa venivano considerati addirittura delle bombe di mercato, tipo Borrelli oppure Lizzaldo. Ricordiamo che per quanto riguarda sempre il mercato dovrebbe arrivare in prova il giovane attaccante argentino Retegui con la procura di Francesco Totti. Chi stava chiamando? Qualcuno? Francesco? Hai detto qualcosa? Bernardes. No? Totò, dimmi. Io? Sì, dimmi Totò. No, due cose a voi. La prima mi sembra d'obbligo. Cioè io questa sera ho sentito più volte questa storia di Bocchetti, che, ma voglio dire, andiamo sulle fake news, fatemi capire, perché in base alle presenze che ha fatto, a me mi sembra veramente fuori luogo parlare delle condizioni di un giocatore che Pescara ha inseguito per un mese intero e poi all'improvviso quando arriva dice no, però dobbiamo vedere come sta. Ragazzi, fatelo fare questo lavoro agli addetti ai lavori, a quelli che l'hanno cercato, a quelli che l'hanno presa, a quelli che hanno fatto il contratto e poi lo vediamo. Riferisce a quello che ha detto prima Daniele Barone, che sosteneva. Sì, no, ma anche adesso la cosa continua, perché lo dice uno, poi lo dicono tutti, bisogna vedere come sta, ma dai. No, sul numero delle presenze è vero che ha giocato poco, però le sue condizioni fisiche sono ottimali per Salvatore Bocchetti. Ma sì, voglio dire, a me mi sembra una cosa folle quello di mettere questo dubbio, però a parte questo, poi volevo fare un inciso su queste famose 5 sostituzioni. Questa è un'arma a doppio taglio, una cosa anche questa allucinante. Vi faccio l'esempio di Inter-Fiorentina. Come finì? La Fiorentina ha dominato la partita, poi ha fatto i famosi 4-5 cambi e dall'altra parte ha fatto la stessa cosa l'Inter, però che i cambi c'aveva tutti i fenomeni, ha ribaltato la partita in 10 minuti. Quindi voglio dire, questa lì non è che è obbligatorio fare i 5 cambi. Cioè il calcio non può cambiare così all'improvviso, altrimenti certo. È anche inutile il lavoro che fa un allenatore, ma soprattutto perché in Europa siamo gli unici a fare ancora 5 sostituzioni. Però ripeto Totò, questo è un argomento sì, che no, voglio tempo dire, può essere anche una risorsa, ma no, può essere un'arma della disperazione alla fine, che poi non è una cosa che va fatta perché il regolamento dice che lo devi fare e allora lo fai sempre. No, assolutamente, a certo. Mio avviso là è da fare, è un compito allenatore, io non lo faccio allenatore, quindi certo. Lì loro. Allora torniamo da Massimo Epifani. Massimo, Riccardo Klinko voleva sapere questo miracolo notaresco, vuoi rispondergli? Innanzitutto lo saluto. Miracolo è perché siamo partiti bene, c'è un lavoro dietro dall'11 di agosto che lavoriamo insieme, abbiamo creato una squadra forte, un gruppo di ragazzi, un gruppo forte, che siamo partiti per fare un grande campionato, poi per arrivare lì su bisogna avere tanta fortuna, tante componenti positive, ma sicuramente abbiamo una squadra forte sotto l'aspetto del gruppo e quindi cercheremo di giocarci alla fine, cercando di toglierci più soddisfazioni possibili. Andrea Costantini, allora aggiornamento sui posticipi e poi una domanda a Massimo Epifani. Certamente, allora per quanto riguarda i posticipi, Bologna-Parma 3-1, ha accorciato il Parma le distanze con Hernani.
poco dopo espulso Jacoponi nel Parma, dunque Parma in 10 uomini, mancano 3 minuti. Siamo in pieno recupero, Juventus Under 23 che ha ribaltato il risultato con la Prosesto, con le reti di Di Pardo, non più di Brioni, c'è stata una correzione, e poi il raddoppio di Felix Correa. Poco fa espulso per doppio giallo Alcibiade, Juventus Under 23 in 10 e qui siamo in pieno recupero. A Massimo Epifani chiedo, abbiamo ascoltato dopo l'impresa di Catania il presidente Di Giovanni che ha detto noi non ci vogliamo nascondere, vogliamo competere per il massimo. Ecco, chiedo ad Epifani se ha intravisto nelle gare di Catania e di Pineto al debutto in campionato delle caratteristiche che possono fare ben sperare, cioè non solo quelle legate alla parte tecnica, ma anche una risposta caratteriale, perché poi per arrivare fino in fondo serve anche quello. Ma tu sai, Andrea, che quando vai sotto due volte, specialmente con Catania e Pineto, che sono due squadre, Pineto per la nostra categoria è una squadra fortissima e Catania è una squadra forte perché è di categoria superiore, ribalti il risultato, per un allenatore credo che siano dei segnali molto importanti, e oltre al fatto che questa squadra è stata costruita come 5-6 squadre di Serie D che cercheranno di lottare per vincere il campionato. E siamo lì, ce la giocheremo, e gli aspetti oggi sono molto positivi, la città giornaliera sono tutti positivi e quindi credo che siamo partiti bene. C'è ancora tanto da lavorare, è soltanto la prima partita di campionato ed ero molto preoccupato dopo Catania, perché quando vinci una partita come Catania la testa ti viaggia, 24 ore. Invece ci siamo ritrovati subito. Dopo siamo tornati con un viaggio lunghissimo, siamo andati a Pineto e abbiamo fatto un'altra grande partita. Questo è l'aspetto più importante che un allenatore può avere nelle prime partite di campionato. Da questo ci dobbiamo costruire qualcosa di importante, non abbiamo fatto assolutamente niente. E dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di fare il massimo. Poi il massimo vediamo a fine campionato quale sarà. Insomma, mercoledì alle 15:30, una bella esperienza all'Adriatico, però parti avvantaggiato, Massimo, perché tu conosci di più il Pescara rispetto ad Oddo, che conosce di meno forse la tua squadra. Ma a parte che sono venuti domenica a vederci a Pineto, questo mi ha fatto sorridere, perché poi ti fanno sorridere queste cose. Per noi, ti ripeto Enrico, sarà una festa già dalla mattina quando partiremo, che verremo a Montesilvano in ritiro, il pre-gara. Per noi è una festa, è un grandissimo premio per i ragazzi venire a giocare all'Adriatico. Cercheremo di fare bella figura davanti a una squadra forte, però l'importante rimarrà il fatto che ce la siamo conquistati a Catania questa partita. Chiudiamo con una tua previsione su questa stagione del Pescara, perché del tuo notaresco se ne riparlerà anche in altre occasioni. Ma io mi auguro il massimo, l'ho detto già prima, mi sta piacendo la campagna acquisti, si vede che sta crescendo una squadra con un'idea, e questa è l'idea di Massimo Oddo sicuramente. E i giovani sono tutti quanti bravi, quelli che sono rimasti sono giocatori importanti. Credo che c'è un mix per fare un grande campionato, glielo auguro di cuore a Massimo, perché anche lui viene da un po' di anni un po' negativi come quelli miei. Cercheremo tutte e due, in due categorie diverse, di fare due grandi campionati. Me lo auguro per tutte e due, insomma, di andare al massimo tutti e due. Vabbè, Massimo, grazie per aver accettato il nostro invito, davvero un grosso in bocca al lupo per la tua stagione e ovviamente per tutta la società. Grazie per aver partecipato al Replay. Saluto anche grazie, gli altri grazie, saluto amici. A tutti. Totò De Leonardi, Francesco Di Francesco. Ciao. Sì. Un saluto da parte degli amici a Massimo Epifani. Ringrazio voi tutti, Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, Luca Pennese, Paolo Sinibaldi. Torneremo tutti in studio, ve lo prometto, per tornare alla canonica trasmissione di Replay. Vi ricordo che sono stati con noi Mirko Valdifiori, Daniele Barone. Ringrazio te, Andrea Costantini, per il solito supporto. C'è un'ultima news che ti devo dare. Notizia, finale sì. In Serie C, Juventus Under 23 batte Prosesto 2-1. Si stanno giocando gli ultimi minuti a Bologna, 3-1 il vantaggio sul Parma. Dalla fronte regina
notizia di mercato, la regina, ecco qui, ha tesserato oggi l'ex difensore del Modena e della SPAL, Thiago Čonek, brasiliano polacco, contratto triennale, potrebbe già debuttare sabato, regina che giocherà in Coppa Italia dopodomani alle 14 al Granillo contro il Teramo che ha superato il primo turno, il Teramo di Massimo Paci. Ringrazio Maurizio Daguì in regia, ci vedremo lunedì prossimo sempre alle ore 21 dopo che si è chiusa questa sessione estiva del calcio mercato. Grazie per averci scelto.